questa professione in Italia, ma soprattutto nella nostra regione. Segretario, aumentano i disoccupati, c'è sempre più aria di crisi, tanti giornalisti non hanno più lavoro. È così? Beh, sicuramente così non è un problema abruzzese, è un problema nazionale, ma se vogliamo è anche un problema globale, perché stiamo parlando di un settore, quello dell'informazione, di una professione, quella giornalistica, che sono in una fase di profonda trasformazione, e quindi questa fase di trasformazione viene in questo momento accompagnata da pesanti ristrutturazioni e quindi riduzione di posti di lavoro. E bisogna lentamente trovare nuovi modelli di business, perché non è che sia diminuito il consumo di informazione, anzi il consumo di informazione aumenta, bisogna semplicemente renderlo più remunerativo. Quindi innanzitutto deve passare il principio che l'informazione è un bene, e quindi, come tutti i beni, è un bene che va acquistato. Quindi l'informazione ha un prezzo, non esiste un'informazione che possa essere gratuita, anzi, per essere autorevole e quindi conservare la sua anche rilevanza costituzionale, l'informazione deve essere adeguatamente retribuita. Bisogna ripartire da lì. Ripeto, è un bene che ha rilevanza costituzionale, perché senza informazione non c'è democrazia, senza pluralismo non c'è democrazia, quindi bisogna ripartire da questo assunto, e il governo deve capire che questo è il momento anche per la parte pubblica per intervenire anche finanziariamente, non per finanziare le imprese ma per sostenere il settore.